Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Mia figlia insiste per vestirsi da sola ed è impresentabile. Ne nascono dei litigi e delle discussioni infinite, non so più cosa fare. Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e sul sito Parents Mind and Grow. E oggi vi propongo di sperimentare nuovi punti di vista sulle lotte per i vestiti. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Questo è un tema che torna spesso in età diversissime, dai bambini di 2 anni che insistono per vestirsi da soli e scegliere da soli i loro vestiti e ne viene fuori una roba terribile, non vogliono mettersi la giacca quando fa freddo e vogliono uscire con gli stivali da pioggia in estate con 40 gradi, a poi le discussioni pre e adolescenziali. Quindi vediamo di affrontare il tema in modo trasversale, ci sono diversi livelli di lettura, non vedo l'ora e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi neanche uno dei prossimi appuntamenti. Prima cosa che vi invito a guardare è la differenza tra il nostro obiettivo di breve periodo e di lungo periodo. Spesso e volentieri quando nascono questi piccoli conflitti, siccome ci siamo dentro, facciamo più fatica a uscirne e a prendere una certa distanza, siamo su un obiettivo di brevissimo periodo. Cioè vogliamo risolvere un certo tipo di situazione con un risultato oggi, adesso. Quindi vogliamo che nostra figlia o nostro figlio esca vestito in un modo che secondo noi va bene. Diverso è però chiederci nel lungo periodo che cosa voglio per mio figlio o per mia figlia, che cosa gli voglio insegnare e quindi questa mia azione genitoriale correttiva che cosa vuole insegnare per quando il mio bambino o la mia bambina sarà grande. E questo è un passo fondamentale da fare perché non sempre, anzi spesso no, siamo un po' in conflitto, l'obiettivo di breve periodo è coerente con quello che poi vorremmo per il nostro bambino quando sarà grande. Così come è impensabile per un pilota partire con il suo aereo senza avere la rotta e la destinazione, allo stesso modo per noi genitori è importante sapere dove vogliamo andare, che cosa vogliamo trasmettere per poter seguire i nostri bambini passo passo. Allora noi ci rendiamo conto, se guardiamo la situazione, che cosa vogliamo insegnare ai nostri bambini sul lungo periodo quando saranno grandi, molto probabilmente il nostro obiettivo è comunque quello di trasmettere loro una capacità di pensare con la loro testa, una buona, solida autostima. Questa autostima si costruisce nel tempo, avendo avuto tante opportunità per esercitare la propria capacità personale, per prendere delle decisioni, eventualmente sbagliare e correggere, sapere che posso fidarmi di me stesso. Il vestirsi, i vestiti, sono in realtà un ambito nel quale, tutto sommato, le conseguenze degli errori non sono così gravi. Ed è quindi un terreno per allenarsi perfetto, soprattutto perché nel vestirsi abbiamo una forte espressione della nostra identità personale, di chi sono io come persona, della mia autonomia, del mio potere personale, che sono degli ambiti importantissimi per lo sviluppo, come dicevamo, di una sana autostima. Consideriamo tutti questi aspetti, no? Di costruzione dell'autostima, dell'espressione del proprio potere personale, della propria identità, vediamo che hanno tutto un altro peso rispetto al cosa dirà la gente se vede mio figlio vestito così, cosa diranno le amiche se la vedono conciata in questo modo. Quindi è importante fare questa valutazione e queste considerazioni nel momento in cui poi ci troviamo a gestire le crisi o i litigi quotidiani a casa. Come possiamo fare allora nella nostra quotidianità? Quando abbiamo dei bambini piccoli, e tipicamente intorno ai 2-3 anni, abbiamo quella famosa fase in cui per il bambino diventa molto importante esprimere la propria identità diversa rispetto all'identità del genitore, esprimere un'opinione quindi diversa e imporsi in qualche modo, no? Più assecondiamo questo bisogno del bambino e meno liti e opposizioni avremo. Come fare nell'ambito dei vestiti? Perché comunque siamo d'accordo che
possiamo avere diciamo, dei limiti di massima, per cui se ci sono meno 10 gradi non possiamo mandare il nostro figlio in mutande e comunque anche d'estate non facciamo uscire il nostro bambino nudo in strada o, comunque, o con il maglione a collo alto e la sciarpa. La chiave in questo caso può essere quella di dare delle scelte limitate al bambino, partendo da un armadio e un guardaroba che abbiamo preselezionato noi. E quindi, se estate, mettiamo a disposizione nei cassetti ad altezza del nostro bambino solo vestiti che vanno bene per l'estate e solo vestiti con cui in generale noi siamo ok. Quindi se c'è un vestito o un capo d'abbigliamento che proprio non vogliamo che il nostro bambino se lo metta, non ha spazio nel suo guardaroba. È un po' come mettergli davanti al naso la cioccolata e poi dirgli che non la deve mangiare. Mettiamo nel suo armadio soltanto a disposizione soltanto dei vestiti che vanno bene per quella stagione. Il resto fuori, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Nel momento in cui è sera e stiamo andando a dormire, possiamo invitare il nostro bambino, o anzi ancora meglio, farlo diventare parte della routine, la scelta dei vestiti per il giorno dopo, presentandogli due magliette, due pantaloncini o due gonne, o una gonna e un pantalone, e chiedere al nostro bambino di scegliere. Questo farà sentire il bambino padrone di sé, gli farà sentire che ha lui il potere decisionale sulle cose che lo riguardano e gli permetterà di sviluppare questa sua autonomia. Man mano che il bambino cresce, possiamo via via offrirgli delle scelte via via più ampie e quindi averlo direttamente a 5-6 anni che apre il cassetto, nel cassetto ci saranno sempre solo cose che vanno bene e che si possa scegliere la maglietta che desidera, la gonna che desidera, il pantalone che desidera. Man mano che crescono, il punto focale, il focus per noi è proprio quello di evitare il più possibile di entrare in opposizione, ma di coinvolgere i nostri bambini nella cooperazione, di farli sentire parte integrante del processo decisionale, adattandolo man mano in base alla loro età e alle loro competenze, sapendo che nel momento in cui a scuola, alla scuola elementare, il bambino dovesse anche vestirsi in un modo ai nostri occhi esteticamente poco gradevole, saranno probabilmente i compagni per primi a farlo presente e questo sarà un incentivo per il bambino molto più forte a correggere, tra virgolette, il tiro o no, o a manifestare che quella è un'espressione della sua personalità di un certo tipo, ma in ogni caso sarà un processo, diciamo, una conseguenza naturale che non ha bisogno del nostro intervento esterno e funzionerà molto meglio per il bambino perché partirà da un punto di riferimento suo interno anziché da un giudizio esterno che può venire da parte nostra. E quindi come coinvolgerli? Per esempio coinvolgendogli nelle decisioni di acquisto, se andiamo insieme a comprare, se abbiamo un budget a disposizione, orientiamo entro certi limiti la scelta a monte insieme a loro. Possiamo dare dei grandi paletti di massima o ancora meglio, condividere insieme ai bambini quali sono le nostre richieste, quali sono i nostri bisogni, diciamo così, o i paletti che vogliamo porre di massima. Qual è il motivo dietro questa nostra richiesta? Ne diventa un dialogo in cui noi siamo pronti ad ascoltare però le richieste dei bambini, le motivazioni dei ragazzi a questo punto, le loro motivazioni e i loro bisogni, e allora a quel punto saranno pronti ad ascoltare le nostre. E l'idea è quella di trovare insieme un terreno d'intesa, un accordo in cooperazione, anziché decidere noi al posto loro. Questo mostrerà ai nostri bambini che le loro scelte sono prese in considerazione e sono ascoltate e sono permesse, purché non siano nocive per le altre persone. E tipicamente nell'abbigliamento, a grandi linee, abbiamo davvero un bel terreno, di gioco in cui i bambini possono esercitare questo potere personale che è indispensabile, è un bisogno fondamentale, in un ambito in cui le conseguenze, entro certi limiti, sono tutto sommato poco gravi. Ed è un allenamento che quindi il bambino fa fin da piccolo e che farà sì che poi più grande potrà prendere queste decisioni e queste scelte consapevolmente e con responsabilità. È un ambito inoltre in cui il bambino può effettivamente mostrare la sua differenza rispetto al genitore, che è un bisogno che il bambino avrà, abbiamo visto fino ai 2 anni inizia, e
se riusciamo a permettergli di farlo in questo ambito, ci sarà molto più facile esercitare il nostro controllo in ambiti in cui invece è fondamentale farlo, in cui la posta in gioco è più alta. Vi ringrazio per esservi esercitati insieme a me a mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita. Vi invito a partecipare al percorso dei 21 giorni per trovare delle sfide ludiche da applicare insieme ai vostri bambini e noi ci ritroviamo al prossimo episodio.